stabilimenti per un massimo di 25 Ciao, milioni, ciao, De, ciao tutte le maschio. vita ce la piota si fanno nuovi. Proprio così. Ciao, E ho bloccato tutto. De. Ciao, E su tue città siamo in vicini, diretta. vicini. Ma sei già pronto? E tu Sono. non andava? Sei già in Ma diretta? io vado, vado. Siamo in diretta? Sì. Buongiorno. Feliz Navidad. Abbiamo un grande ospite. Un grande ospite, uno che Preparatevi. ieri ci ha Mettetevi detto: seduti mettetevi tranquilli. comodi, rilassatevi. Che coraggio, che coraggio. Effettivamente. Fatevi voi non vi... Buongiorno Riccardo. Fatevi il tè. Fatevi un tè. Con noi questa mattina l'hanno spedito dalla Puglia, ce l'hanno rimandato indietro dicendo: ora è vostro, ve lo puppate voi. È stato un piacere, va bene, ok? Ora Antonio Arrighi, Antonio Arrighi, vedi, il cappellino che anche lui ha freddo, anche in campagna. E lui è dalle 4 che è sveglio, capito? Ma noi, capito, no, al solito esempio, ci svegliamo tardi, lui dalle 4 che è su per le vigne, per i campi. Sì, voglio dalle 4 un po' tranquillo, no, che letto. Semmai la sera quando il campo sportivo accende la luce che illumina anche i vigneti. Sì, qualcuno se la scorda. Buongiorno Belinda, buongiorno Riccardo. Federico Parrini mi dice: salutatemi Antonio. Allora, Federico, l'abbiamo visto. L'abbiamo visto Antonio su queste dirette Facebook. Sempre al top addirittura. Wow, Arrighi, alzi l'audience, nemmeno la top alza l'audience. Così, era in Puglia. Buongiorno Valerio. L'Adriatico davanti a una platea infinita con tanto di senatori. Certo, io fanno certo, le cose in grande, certo, cazzo. Quando le facciamo noi sull'agricoltura, nessuno. Senza nulla sminuire, nemmeno un consigliere comunale, ma poi accostumato. Invece lì c'era proprio i senatori, No, ma vabbè, allora. Lì è vero, è molto sentita la cosa. Molto sentita. Raccontaci un po' in brevi parole. In breve, ha detto in breve, Arrighi. Allora noi ci marciamo su questa ci cosa. Ci hanno invitato noi, i produttori hanno aderito a una cosa molto incredibile, addirittura 12 aziende. Chi non ha aderito a delle aziende perché non aveva più alleati. Per cui siamo andati un bel gruppo, come presenza, come tipologia di alleati. La macchina tutta apposta a differenza di Firenze, sì. La macchina a Firenze è successo. Mi hanno messo anche una nota di scorta. Questo è un regalo. L'unico problema è stato il traffico. La Ryanair che ci ha costretto a prendere l'ultimo momento dei furgoni e andare in quasi 8 ore a essere lì. Poi può parlare uno che fa 8 ore di viaggio, 10 minuti soli? No. Ha ragione. Noi con la Ryanair siamo, guarda, un amore che dura da 2 o 3 anni. E pensa che l'ultima volta se la ricordano ancora. C'era Paolo Miliani al gate che disse: eravate voi il giorno del giudizio. Mi ricordo sempre il pilota con la Flevo. Lui era il pilota con la Flevo. Ma infatti c'era, dov'era? Prima pagina stamattina, Ryanair, se l'avevo letto. Pisa, ispettori sulle aree Ryanair. Vedi? Vi pagano da ammalati? Queste altre domande nel blitz di ispettorato. Sì, infatti uno c'ha la Flevo, non si è ascoltato quando l'ho trovato io, partivo a Londra, lo sai. Però abbiamo fatto dunque una bella pubblicità sì, a tutta l'Elba. Sì, all'Elba, perché il tema era l'Aleatico. E tutto è partito dal fatto che i produttori di Aleatico della Puglia stanno togliendo l'Aleatico, non credono più nel vitigno Aleatico. E la Puglia ha la stessa storia antica nostra, per cui ci hanno invitato a promuovere l'Aleatico, chiamando l'unica denominazione di origine controllata e garantita Aleatico dell'Elba, capito. Dell'Italia. Capito. Hai capito? È stata una bella cosa. Hai capito? E solo che io dovevo parlare solo d'Aleatico, ma poi parlare di Aleatico, se non dell'Aleatico dell'Elba, se non spiega gli elbani. Da dove sei partito te? Da Romagna. Da Romagna. Da Grecia. L'hai presa larga. La gente si è alcolizzata. Invece si sono già divertiti perché c'era. Ma poi quando racconti voglio dire, sai che piaceva. Un affabulatore, capito? Quindi. Poi è ritirato come una cureggia, tutto bello vestito, tutto bello. Antonio è un affabulatore, è un po' tipo mago, no? Magari metti con le mani, fa così, esce fuori da un grappolo, esce fuori in grappolo, poi fa così, esce fuori un bicchiere di vino, certo. A parte tutto è stato un bello spot per noi a costo zero, veramente. Perché abbiamo promosso bene la nostra isola, gli alleati ci erano eccezionali, perché questo a dire, non è che abbiamo portato Vinelli, abbiamo portato un grande prodotto. Antonio Triscari,
ve lo levate la righi, capito? Ma noi volevamo bene, Antonio. No, no, buongiorno moglie, oggi è un giorno brutto per noi, quindi lasciaci sta per piacere. E sai che io 22 anni, boh, forse 23 anni fa, in questo momento partivo ignaro per andare a suonare allo scientifico. Mi siete conosciuti. E non sapevo che in questo giorno di 22 o 23 anni fa mi sarebbe cambiata leggermente la vita. Pensa se Zauli, lavoravo da Zauli, pensa se Zauli quella mattina non mi dava il giorno di festa e per farmela da dietro, macchina a caldo. Dove andò? Andassero a mattina da coglioni, bastonato scemo. Ma che pensi di rimediare? Ma ha mandato a lui. Lo scientifico. Lo scientifico. Io a Pino Annarella ci si stava talmente bene che ci siamo stati 8 anni. Pensa. Che succede all'Elba, Regini? Che succede all'Elba? Allora, che c'è una rivoluzione del demanio a Portoferraio. Mi dicevi come gli auguri, tu! Allora, il comune dà la spiaggia agli hotel vicini al mare, le strutture non dovranno neanche partecipare a una gara, e i Monti Blu diventano mini stabilimenti per un massimo di 25 milioni. Quel poco di spiaggia che ci resta cammini libera. Cammini così, se state. Tacche no, punta, tacche punta. Non cammini. No, ora affittiamo l'aeroplano per farci calare con paracaduti. Con paracaduti sulle spiagge. Le strutture ricettive adiacenti al mare potranno avere un pezzo di spiaggia in concessione senza neanche dover partecipare a una gara. I punti azzurri invece cedono il passo alle spiagge assistite, apparecchiate fino a un massimo di 25 ombrelloni. A rilasciare queste concessioni non sarà il comune di Portoferraio, ma bensì la partecipata Cosimo dei Medici. Ma che ti devo dire? Ma vabbè. Ma una volta la legge, le spiagge erano di tutti. Beh, quando va in Sardegna in Corsica. Ah, che c'è? Non problemi, no? E c'è un punticino per l'assistere e poi tutta libera. Come era qui prima? Buongiorno Lorena Galeazzi. Azzi, ma perché anche come ora? Cioè, non andava bene, c'era il posto per chi. E poi? No. La classificazione. Ah, perché lui la legge, la notizia lo legge. Il nuovo regolamento suddivide le spiagge di Portoferraio in 3 categorie. Spiagge in concessione, spiagge assistite. Cioè ti assistono, venga, si accomodi, questo non lo so. Metti stare anche la cosca. Spiagge? Spiagge in concessione, no, guardi, qui c'è una concessione, no, non ci vuoi stare. Se vuoi stare, e poi altri tratti di costa. Bello perché altri tratti di costa metti sullo scoglio. Quello che cazzo posso andare a far male? Lì. C'è il puntone. Ti metti di punta. Il sole lo pigli tutto. Ma devo portare su, ma non ho la corda. Perché ti leghi, perché se no caschi giù. Caschi giù. Ecco. Allora, per le spiagge assistite sarà la Cosimo dei Medici a rilasciare la concessione. Ai privati faranno richiesta. L'area in questione non potrà essere superiore a 210 metri quadri. Per un massimo di 25 punti d'ombra fissi. Ok. In questo modo impediamo sul nascere il fenomeno dell'occupazione abusiva. Per forza, che va abusato? Che va abusato, cazzo? 210 metri quadri. Che ha, Coluccia? Dov'è? Aspetta, mozione per il controllo del fumo delle navi. Ale. Mozione. Allora, approvata l'unità del Consiglio Comunale, la mozione... In inverno c'è cazzo da fare. Nulla, che riceve... Area di controllo di emissioni di anidride solfurosa e di ossidi d'azoto provenienti dal trasporto marittimo. L'ODG appena approvato sarà inviato al governo e al Consiglio Comunale. Per scazzo la sto facendo. Sto cercando di capire... Guarda, Righi ti sta guardando fra lo schifato e il perplesso. Venga, sì, un'area di controllo delle emissioni ECA nel Mediterraneo. Vabbè, è una cosa... Ma cosa scrive? Un altro può fare un cazzo nulla. Guardalo un po' mi dietro. Guardalo un po' mi. E poi te, cazzo, di te parli. Oh, zitto. Coluccia ha detto. Nessun buco. Nessun buco. 130.000 euro. Nessun buco si tromba, allora, ragazzi. Anche se c'è buco, si tromba. Ma 130.000 euro da ricostituire. Allora, 2 milioni rotti, Coluccia diceva: no, non so, 2 milioni. Non so, 2 milioni e 3 di disavanzo. Ci sono 130.000 euro da sistemare. Via. No, vabbè. I numeri sono diventati un pignone. Ormai, un'opinione. Perché tanto. Vabbè, vediamo quanto lì. Vediamo che succederà. Andiamo a guardare. 10 diversamente sani. Oh, ieri c'era infatti stato il tributo a Tricca al Teatro dei Migranti, in cui è perché poi questa cosa è drammatica, perché devi fare una cosa del genere, la SIAE si prende una sassata di soldi per una cosa del genere. Io non la trovo giusta, però
Purtroppo c'è questo. Comunque siamo riusciti a raccimolare 2000 euro per i dipendenti. Molto attiva. Il teatro era pieno a tappo. Hanno spiegato anche perché pochi, per quei pochi che non sapevano cosa è l'associazione, hanno spiegato insomma che loro pagano anche i viaggi per o rimborsano il viaggio o addirittura organizzano i viaggi loro per le persone che vanno a Pisa, a Firenze e tutto. Una bella serata, ricordo del grande e mitico Trick, Catanzaro era il numero uno, ragazzi. Questo accento romano, quando veniva una volta mi disse: ma che stai a fare? Faccio perché? Mazza che sono, che c'è, levete. E con due amplificatori di merda da morire uscì fuori una cosa meravigliosa e disse: ah, faccio il cazzo a lui. Buongiorno Pierluigi, quindi ricordando Trick abbiamo anche dato i piazzamenti sani che porta in ospedale l'estetista oncologica. Quindi perché giustamente anche l'aspetto in questa malattia ha il suo fattore psicologico, e infatti hanno fatto questa cosa. L'obiettivo è curare sia la malattia sia la persona. Poi c'è politica, Liberi Uguali prende vita al comitato dell'Isola d'Elba, la lista Liberi Uguali, presidente di Lega Rossella Muro. È ganso quando capisce la notizia, no, la si incala, si prima, sì, no, 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 te sei testimone che sei venuto, ho portato giornali io che loro erano lì che aspettavano. Legge al volo. ASA vi ricorda che, a parte gli installatori che lo faremo, perché te lo ricordano anche a Natale, ma noi ASA intanto siamo pronti al pronto intervento anche sotto Natale. Meno male. Veremo da voi, sì. Al numero verde risponderai, sei d'accordo all'installatore sì o no? Ah sì? Se ti dici sì, verrà il pronto intervento, se no, il pronto intervento dice con calma. Se ne parla dopo le feste. Prova intanto un attimino a aprire la manopola, ma ne esce l'acqua. Non lo vuole l'installatore? Oh, l'installatore? Sì, ora! Sì, allora, a posto! Uscirà l'acqua! Torna in edicola alla rivista Lo Scoglio, che è per tornare in rivista, perché, come ho detto prima, no? Quando non trovi il punto... G. Quando c'è il posto libero sulla spiaggia, c'è Lo Scoglio. Il punto G. E soprattutto a Marciana Marina... Dov'è il punto G in una vigna? Nel centro. Nel centro. Lo vedi? Lo vedi. Quando arrivi lì il grappolo lo fa... Grappolo si muove, la banana vuol dire che sei sul posto di te. L'orgasmo e il grappolo. Sì, quando cammini mezza linea, cioè tu vedi una cosa hai fatto. Facci l'orgasmo e il grappolo. No, di salatore non parti. A Marciana Marina c'è un'iniziativa fantastica. Che fanno? C'è la corsa delle slitte, come se noi. Chi è che c'è una slitta a casa? Chi è che c'è una slitta a casa? Ecco come partecipare. Tutte le slitte a Marciana, ci tiriamo giù da. Allora Lella Ceccarelli mi dice: Stix, lo saluti Antonio da parte di Walter, grazie. Ari chiedeva il fiasco invece di noi. Oh, c'è un altro all'inizio. È bello che... No, le hanno preparate. Le vedete che sai che hanno fatto? Oh, bulgaresi riapre i negozi d'inverno. Vanno garantiti i servizi essenziali. La sindaca vara il piano per non far morire Marciana. Con l'ordinanza destinata a far discutere i titolari degli esercizi pubblici sono obbligati a presentare un calendario concordato di apertura. Lo so, troppo. È un problema che questi si... borghi che. Che rischiano come in tutta Italia, ma qui sai fa un po' più effetto, no? Su un'isola. Quando chiudi però, qui. È effettivamente difficile. Comunque ieri sera io ero a Portoferraio e devo dire che. Ma c'era, guarda. C'era movimento. Ma anche nel centro storico, sono stato quando andato al teatro e c'era un bel movimento. Carino. Io ho consigliato di. Poi sei arrivato a Porto Azzurro ieri. Ti è piaciuto? Vabbè, dai, però qualche lucina. Qualche lucina sta là. Sì, in fondo al porto ho visto quell'auguri dei tabelloni della spazzatura. Ma sì. No, quei due fiocchi di neve dietro i spazzatura bellissimi. Bellissimi. Ma scusa, sì. Se spostavano. Non per essere polemici, però l'hai visto che ci sono due fiocchi. Ma ci stanno lavorando. Madonna, ma scusa. Ma che fanno ci sono, hanno messo due fiocchi di neve. E capito che la spazzare. Che cazzo. Che cazzo. Eccoci. Tanto è sparito Mughini.
Vabbè, dai. Stamane c'è poco segnale. Poi. Frattempo, Mughi ne sono andato. Nel parco hanno trovato 6 nuove specie fruttifere all'isola d'Elba. Pensa un po'. Buongiorno, come... Alessandro. Quindi, bene, abbiamo anche ancora la nostra diversità. E poi il ciclista Giramondo va a scuola.